buongiorno a tutti e ben sintonizzati su Ok Italia Parliamone, sempre in collaborazione con le nostre Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate da Assocamerestero e con la partecipazione di Banca Popolare di Sondrio. Oggi continuiamo nel percorso di esplorazione, grazie sempre a dei testimoni privilegiati, dei paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare realmente una valida opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva soprattutto sull'attrattività del Made in Italy. Oggi poniamo la nostra attenzione su New York, il terzo stato più ricco degli Stati Uniti, subito dopo California e Texas, con un PIL registrato nel 2019 di quasi 1.700 miliardi di dollari. La popolazione di New York è una popolazione di quasi 20 milioni di persone, di cui quasi la metà è concentrata nell'area metropolitana della città di New York, che si colloca al quarto posto nella classifica degli stati più popolosi dopo California, Texas e Florida. Ricordiamo anche che New York City è la più popolata città americana con ben oltre 8 milioni di abitanti. Oggi abbiamo il piacere di avere il nostro ospite di Ok Italia Parliamone, appunto per parlare delle opportunità per le nostre imprese a New York, il presidente della Camera di Commercio italiana a New York, Alberto Milani. Buongiorno e benvenuto Milani. Buongiorno Massimo. Bene, Milani, la città di New York possiamo dire che è il centro bancario, finanziario e anche mediatico degli Stati Uniti ed è anche la sede del New York Stock Exchange, la più grande borsa mondiale per volume di affari. I settori principali sono sicuramente il settore assicurativo finanziario, immobiliare e pubblico, che rappresentano le quote più significative del PIL statale, ma importanti sono anche i servizi professionali, scientifici e tecnici, l'ICT e la sanità. Molto sviluppata anche tutta quella che è l'industria manifatturiera, che contribuisce per il 4,7% al raggiungimento del PIL statale. Tra gli stati americani, New York si caratterizza per una unicità della sua posizione geografica, che lo rende realmente un crocevia ideale per l'industria, per il commercio e per i trasporti. Ricordiamo trasporti, il sistema dei trasporti newyorkese e delle infrastrutture è uno dei migliori a livello mondiale. Purtroppo però, Alberto, l'epidemia Covid-19 sta avendo ovviamente impatti su tutte le singole economie dei paesi. Dall'inizio dell'epidemia la città di New York ha registrato ben oltre 251.000 casi e 23.844 persone hanno perso la vita a causa di questa pandemia. Questo è un periodo tanto delicato per New York, che ha le prese con un continuo aumento dei casi di contagio da Covid-19, che ieri il sindaco De Blasio, a causa appunto dell'impennata di contagi da coronavirus, ha annunciato il lockdown di ben 9 quartieri considerati focolaio di infezione. Ricordiamo che a partire da mercoledì, quindi dalla giornata di domani, scuole e attività non essenziali verranno chiuse e la quarantena interesserà anche i ristoranti che servono all'aperto. Milani, qual è la situazione reale Covid-19 oggi a New York? Si è regolarmente tutti al lavoro o ci sono ancora delle restrizioni? Beh, allora, intanto grazie, buongiorno a tutti, grazie di averci dato lo spazio in questa trasmissione. Direi che la differenza sostanziale sia la realtà che vivi nella New York City come città e poi New York considerata fuori dal centro finanziario ed economico della città. Come giustamente ha ricordato, New York è prevalentemente una città di servizi, quindi i servizi hanno lasciato spazio alla tecnologia la parte di trasferimento di persone e di merci verso New York, essendo impattata da forti limitazioni, ha subito le conseguenze. Quindi diciamo che dalla parte dei servizi, chi è in grado di poter fare il proprio lavoro, me compreso, senza viaggiare nella città o muoversi all'interno della città, ovviamente riesce a fare questo lavoro senza fare il tradizionale commute che accomuna tutti i newyorkesi. Dall'altra parte, la città di servizi, come dicevamo, ha sicuramente impattato il lavoro della ristorazione, con possibilità di continuare l'attività, sebbene percentualisticamente molto più ridotta, all'esterno,
dove ovviamente logisticamente l'esterno era dato ad ospitare una situazione temporanea, che ovviamente è molto più gestibile durante l'estate, quando adesso siamo sulla primavera, sull'autunno, la primavera diventerà un pochino più complicato. Direi che in generale è un momento di attenzione, come giustamente hai sottolineato, un po' credo che succeda un po' a altre parti del mondo, in cui la gestione della situazione è a macchia in base a una situazione di crescita superiore a quello che si definisce accettabile nelle varie zone, quindi si interviene per questo. C'è un secondo aspetto, l'ultimo, riguardo alla tua domanda su New York, che la maggior parte degli uffici così tradizionalmente gestiti nelle aziende a New York hanno un 70-80% dello spazio disponibile dedicato al lavoro individuale, solo un 15-20% su aree comuni, quindi caffè, sale riunioni, sale di presentazione prodotti, eccetera. Quindi questo è anche probabilmente una pianificazione degli spazi che dovrà cambiare, perché tendenzialmente se il motivo per andare in ufficio è rimanere poi isolato o nel mio banco o nel mio ufficio, cade necessariamente la necessità di andare in ufficio. Quindi invece probabilmente ci sarà uno sviluppo di spazi comuni quando il viaggio all'ufficio avrà un senso, sarà nel momento in cui riesci a interagire in maniera, diciamo, più fisica con i tuoi colleghi e quindi giustifica il rischio del commuting. Adesso sì, ecco, ricordiamo, lo dicevi anche tu prima, molte attività quindi stanno lavorando in smart working. Ricordiamo che poi New York è una città in cui, soprattutto nella parte della city, è una città che si sviluppa in verticale, quindi immaginiamo in questi grattacieli anche il tempo per poter salire, per raggiungere gli uffici, ovviamente sarebbe una cosa molto complicata in termini di distanziamento sociale. E purtroppo per la pandemia l'attività economica ha subito un significativo rallentamento a livello nazionale degli Stati Uniti, e si prevede che il PIL nazionale diminuirà del 35% nell'anno 2020. Se teniamo conto, Milani, che soltanto nel secondo trimestre il prodotto interno lordo è diminuito su base annua del 32,9%. Questo ci fa capire qual è la tendenza, ovviamente, se continuerà questo stato di emergenza. Ricordiamo che per trovare un dato così catastrofico nell'economia degli Stati Uniti dobbiamo risalire addirittura al 1947, quindi al periodo immediatamente post secondo conflitto mondiale. Nel giro quindi di 3 mesi, da aprile a giugno, il Covid è stato in condizione di inghiottire ben un terzo dell'economia americana. Ti chiedo in che modo durante questa emergenza Covid-19 il governo centrale, ma anche il governatore dello Stato Cuomo, hanno affrontato l'emergenza e come hanno supportato il sistema imprenditoriale delle piccole e medie imprese. Beh, intanto direi, Massimo, partiamo anche dai dati più positivi. Allora, la disoccupazione generale negli Stati Uniti in periodo di massima espansione del Covid era arrivata poi a 15% della popolazione. Oggi siamo intorno all'8%. Quindi c'è una ripresa. C'è una ripresa anche legata ai numeri. Come ti dicevo prima, Stati Uniti in generale, New York in particolare, sono comunque un'economia di servizi. Quindi nel momento in cui il servizio, per questioni di limiti esterni, non può essere più offerto, ovviamente tutta la filiera di personale relativa al servizio viene a cessare. Quindi diciamo che oggi siamo in una seconda fase, diciamo quasi tutti hanno subito uno stop in maniera assoluta, un momento di ripartenza. Devo dire, in alcuni settori non si sono mai fermati, uno vicino al modo di sentire italiano, sicuramente quello del cibo. Ovviamente ne ha sentita la parte del cibo destinata
alla ristorazione, ma la parte del cibo destinata alla grande distribuzione è in forte crescita, anzi, numeri storicamente impressionanti rispetto a quello mai venduto negli Stati Uniti. Quindi in realtà dipende molto dal tipo di servizio offerto. Per quanto riguarda la tua domanda, credo che ci sia stato un momento di reazione sia governativa che federale, che sia stato portato alle aziende, ai ristoranti, alle piccole imprese, anche alle grandi imprese, in maniera molto veloce. Allora, in qualsiasi intervento statale o federale ha due possibilità: una, quella di cercare di regolamentare varie situazioni e quindi non agendo, oppure agendo immediatamente, dando immediatamente i fondi necessari a sostenere cash flow esistente, e poi comunque aggiustare il tiro durante il processo. Io credo che la parte di supporto all'azienda sia stata fatta in tempi veramente brevi, con un forte pragmatismo e, devo dire, disponibilità di mezzi eccezionale. Difatti la prima ondata di contributi e di fondi governativi e federali ovviamente è stata subito esaurita in breve tempo, perché tutti ne hanno fatto domanda, e poi la seconda è stata approvata in maniera molto veloce dal Congresso, da tutte e due le forze politiche, è stata messa a disposizione immediatamente. Quindi su questo credo che la parte politica e la parte governativa abbia agito in maniera eccezionale. Ecco, molto bene. Ricordiamo che la comunità italiana a New York è da sempre molto attiva, e l'Italia è da sempre stata percepita poi come il paese della cultura, dell'arte e anche del gusto della vita. E i prodotti italiani, lo dicevi anche prima tu, vengono considerati in genere di ottima qualità. Ti chiedo, anche alla luce degli ultimi accadimenti, quali vantaggi ci sono nel fare impresa oggi a New York? Quali gli scenari di investimento che si stanno delineando e soprattutto quali opportunità per il nostro Made in Italy? Ma guarda, allora, noi che mi rendo conto di dire magari una cosa non popolare, però purtroppo fa parte del pragmatismo nordamericano, se vuoi un po' mixato con il mio background milanese. Devo dirti che c'è una situazione di ottima opportunità per aziende italiane per due motivi. Uno, che supporti governativi, in questo caso italiani, per le aziende italiane per attività all'estero, hanno non solo delle condizioni eccezionali, ma anche una varietà di scopi per cui utilizzarli mai visti in passato. Quindi, allora, questo da imprenditore italiano ti posso dire che questo è as good as it gets, cioè, voglio dire, probabilmente non ricapiterà più un'opportunità del genere. Detto questo, la seconda opportunità è che oggi la situazione contingente ci porta a poter sviluppare attività estere basando l'attività o le possibilità di fare bene negli Stati Uniti sul digitale. Questa è un'opportunità che in realtà non c'è mai stata o così forte come in questo momento, e diciamo che in passato il problema numero uno delle aziende italiane era quello del costo della soglia di entrata, che oggi, confrontando ovviamente la maggior parte delle nostre aziende italiane, sono piccole o medie, e quindi per loro ovviamente il primo passo era sempre un passo significativo. Oggi non solo la soglia di entrata si è abbassata a livello di costi, ma ci sono anche dei grossi contributi a livello governativo attraverso la SIMEST e attraverso le regioni per poter fare questa attività. Quindi c'è un'ottima opportunità di ripartire. Molto bene. Ecco, Milani, la Camera di Commercio Italiana New York, di cui tu sei il presidente,
è stata fondata nel lontano 1887. Vantate oltre 300 soci che appartengono ai vari settori e avete come obiettivo principale proprio quello di promuovere e sviluppare opportunità commerciali ed affari tra New York e l'Italia. Quindi accompagnate anche business in incoming verso il nostro paese. In che modo avete affrontato e avete reagito a questa pandemia e se e cosa avete imparato da quanto successo? Ma guarda, la fondazione del 1887, che è una data e un periodo storico per la mentalità americana difficilmente abbracciabile, nacque in maniera molto curiosa da un gruppo di importatori di olio d'oliva che andarono a Washington per discutere dazi di importazione più favorevoli, no? Quindi, come vedi, la storia si ripete. Allora, io dico sempre anche ai miei colleghi, essendo parte del Consiglio di Amministrazione di Assocamere Estro, dico che il valore della Camera rimane sempre lo stesso. Il valore della Camera è la conoscenza del territorio, chi meglio di un'associazione che è dal 1987 negli Stati Uniti può farlo, può dirlo anche. La seconda è la capacità di personalizzare il servizio, che è quello che oggi serve. I servizi però storici delle camere di commercio, che tu giustamente menzionavi, l'accompagnamento di attività, di missioni all'estero, l'introduzione a particolari clienti, la partecipazione a fiere del settore, la concessione di visti, ecco, tutte queste attività che sono attività storiche, oggi comunque non possono essere fatte. Non possono essere fatte per una realtà che ci circonda, che è da accettare, Massimo. Quindi direi che molte volte in Italia la reazione delle aziende che vediamo è di negazione di quello che c'è intorno e un'aspettativa che il normale sia al ritorno di quello che noi conoscevamo prima. Ecco, non solo non ritornerà quello che conoscevamo prima, ma anche se tornasse, tornerà in maniera diversa. Quindi la Camera di Commercio, ma anche proprio per interesse in primis della Camera di Commercio, deve adeguarsi con degli strumenti tecnologici per poter fare queste attività che prima ti ho descritto in maniera diversa, perché oggi noi abbiamo alla fine difficoltà di movimentazione di merce e di persone, abbiamo difficoltà a interagire con i nostri consumatori in maniera fisica, abbiamo anche una nuova economia che si sta sviluppando che deve essere abbracciata. Quindi noi abbiamo presentato in questi mesi, in questi giorni, una nuova piattaforma camerale che si chiamerà Piazza Italia, mercato di Piazza Italia, che unirà le aziende non solo a livello di e-commerce ma anche a livello di ecosistema per assicurare alle aziende italiane una presenza continuativa, ovviamente virtuale, negli Stati Uniti e anche negli altri paesi. Poi se domani, credo non proprio domani, fra mesi, ma vi posso assicurare che all'interno del mio gruppo ci sono delle aziende molto, molto grosse, americane, si parla di ritornare negli uffici o ricominciare poi a viaggiare in scenari molto positivi a luglio dell'anno prossimo. Quindi non stiamo parlando, ecco, di mesi o di giorni. Allora noi non possiamo rimanere in casa o lasciami dire a cantare sul balcone fino a luglio, no? Dobbiamo comunque reagire in maniera pragmatica e con degli altri strumenti. Io credo che questi siano gli strumenti. Ecco, lo dicevi prima, noi torneremo a una normalità, ma sarà sicuramente una nuova normalità, perché sarebbe anacronistico pensare che si ritornerà a come era prima. Ecco, ti chiedo però, in condizioni, ecco, di normalità, che sarà anche la nuova normalità, in che modo la tua Camera di Commercio fornisce assistenza agli imprenditori italiani che vogliono cogliere opportunità di business a New York? Quali sono i servizi che garantite a imprenditori e PMI? Gli servizi sono sempre gli stessi, cioè di introduzione nel mercato, di accompagnamento al mercato. Una frase importante è quella che noi parliamo sempre di accompagnamento all'estero, direi di fare un passaggio successivo e come rimanerci all'estero, no? Perché, ecco, specialmente
Se fai un esempio in New York, io sono in questo paese da 30 anni, ti posso dire che le strade di New York sono pavimentate da aziende italiane che non hanno avuto successo, no? E comunque allora oggi qui ancora di più, in una situazione completamente diversa, credo che la Camera di Commercio, il valore della Camera di Commercio sia inizialmente forse quello di uno studio di fattibilità. Vedi Massimo, una cosa curiosa, quando si parla di studio di fattibilità, che fra l'altro è una delle attività finanziabili attraverso la Simest, è una parola che nonostante sia italiana, non viene molto recepita, perché si confonde con analisi di mercato, no? Che è ovviamente una cosa completamente diversa. Allora, qui non è tanto pensare a cosa tu abbia come competizione o come ostacoli di fronte a te, ma è invece un vero studio di fattibilità che solo chi conosce il territorio ed ha una conoscenza personalizzata del tuo settore può fare, può dirti quanto ragionevolmente tu abbia una possibilità di successo. Credo che sia la frase, diciamo, in questo momento estremamente interessante, perché oggi hai un mercato nuovo, un'economia nuova, quindi da una parte opportunità, dall'altra accompagnarti con ragionevole possibilità di fare bene. Io credo che in questo la Camera di Commercio ti possa aiutare, come la mia visione, come una grande attività di consulenza, no? Allora la diversità rispetto a una grossa azienda di consulenza è che la nostra capacità non è la capacità del presidente, del segretario o degli impiegati della Camera di Commercio, è il totale dell'esperienza delle 300 aziende che fanno parte della nostra Camera. Quindi all'interno della nostra Camera ci sono 300 persone che rappresentano 300 aziende estremamente qualificate nei vari campi dove noi possiamo confrontarci. Quindi l'azienda di Massimo che volesse arrivare negli Stati Uniti ha sicuramente un network di capacità professionali che possono aiutare. Ecco, mi è piaciuta molto una definizione che tu hai dato prima delle strade di New York. Hai detto che le strade di New York sono state pavimentate da aziende, da imprese italiane che hanno provato ad investire, a trovare un proprio spazio negli Stati Uniti, a New York, ma senza riuscirci. Quindi mi viene da chiederti, esistono delle regole d'oro, in modo che proviamo a dare qualche consiglio concreto, che un'impresa italiana che punti ad avere successo sul mercato newyorkese deve rispettare per evitare appunto amare sorprese e continuare ad allungare ancora di più queste strade? Ma guarda, allora ti dico la mia esperienza sia da manager di grandi aziende italiane sia da imprenditore di oltre 30 anni negli Stati Uniti. Mi ricordo che una delle prime riunioni da giovane manager feci vedere una cartina negli Stati Uniti in cui io inserì tante cartine dell'Italia, no? Per far vedere in maniera molto fisica, no? la differenza grafica. Adesso non ricordo il numero, ma sono sicuramente intorno a 35-40 volte territori italiani. Quindi allora, le distanze, ma come giustamente hai detto, le varie differenze dei vari stati danno un approccio che deve essere molto simile a quello europeo. Io non credo che un imprenditore italiano agisca allo stesso modo in Spagna piuttosto che in Germania, ma per probabilmente ragioni culturali di storiche, diciamo, noi, specialmente su New York, siamo fondamentalmente convinti di conoscere la realtà di New York. Molte volte io parlo con persone che non ci hanno neanche mai state a New York, ma ti danno un'impressione di essere convinti di conoscere come muoverci. Oggi purtroppo non solo è difficile in generale, ma è anche molto, molto più difficile, perché anche all'interno della nostra comunità, delle nostre aziende, dei nostri mercati, si tratta di un'economia nuova che non è che questa economia arriverà, questa economia è già qui ed è tecnologicamente estremamente avanzata. Noi abbiamo anche, Massimo, tu conosci la realtà digitale abbastanza,
per dire che qui c'è un gap anche tecnologico rispetto al nostro paese, no? Allora, noi avremo degli investimenti, adesso al di là di come politicamente arriveranno nelle tasche degli italiani o delle aziende italiane, questo è un momento in cui bisogna cercare di investire su strutture, magari non il ponte di Messina, ma forse la banda larga aiuterebbe un pochino di più, perché sicuramente senza questo noi abbiamo un gap tecnologico, ma anche di fish iniziale per entrare a giocare al tavolo verde, che in questo momento non abbiamo. Quindi questi sono i consigli, diciamo, umiltà nel vedere lo studio di fattibilità come un passo serio ed importante, e abbracciare il digitale. Ultima cosa, se mi permetti, Massimo, che il digitale, io sono un uomo di marketing, quindi sono abituato, insomma, al messaggio, quello che deve andare poi attraverso, no? Il marketing ti insegna che la parte digitale è molto più complicata, perché lavora su algoritmi in cui le parole e parlarsi un po' addosso e l'autoreferenzialità che a volte noi abbiamo in Italia non aiuta, perché la parte digitale richiede una chiarezza nel pensiero e richiede una chiarezza nell'intento aziendale. Quindi molte volte credo che aiuterà anche noi tutti ad avere più umiltà e cautela nell'affrontare il mercato estero, ma anche dall'altra parte, quando ci si entra in un cancello digitale, porterà poi una serie di domande che devono essere risposte prima di partire. Molto bene, allora io ringrazio Alberto Milani per averci accompagnato in questo viaggio, seppur virtuale, nelle possibilità offerte da New York per le nostre imprese, per i nostri imprenditori che vogliono sperimentare nuove opportunità di business. Grazie mille, Milani. Grazie a te, Massimo. Bene, ringraziamo anche i nostri ascoltatori. Appuntamento per il prossimo approfondimento, e torneremo a contattarci, a collegarci di nuovo con Milani per sapere gli sviluppi e quali positive possibilità ci saranno per le nostre imprese. Grazie ancora. Grazie a te. Grazie.